Il 15 febbraio scorso si è svolto presso il Liceo Artistico Statale di Siderno Marina l'Open Day, manifestazione curata e realizzata dagli alunni con il contributo dei docenti. Opere e laboratori sono stati aperti al pubblico per poter osservare da vicino le attività della scuola nel campo dei due indirizzi attualmente attivi, ovvero architettura e ambiente e arti figurative che si suddividono a loro volta in discipline plastiche e discipline pittoriche. Poiché l'arte è un continuo movimento, noi del Liceo Artistico di Siderno non ci soffermiamo a rimanere dentro scuola a dipingere o scolpire o magari creare, ma appunto usciamo fuori mediante vari convegni, varie giornate dell'arte ed esponiamo i nostri lavori. Oppure durante la settimana dello studente possiamo anche creare dei dipinti o delle opere nei corridoi e nelle varie aule. Come vedete qua, un dipinto alle mie spalle, appunto fatto dai ragazzi del quinto anno. Questo murales è un trompe-l'œil che illustra un murorotto naturalmente con il tramonto. È un effetto scenico molto importante perché le tecniche si studiano anche nelle materie culturali e non solo artistiche. In quelle artistiche si approfondano, ma in quelle culturali appunto si spiega la teoria e da come nascono, soprattutto mediante la storia dell'arte. Il liceo artistico come struttura offre anche il laboratorio di incisione, di preciso di acquaforte, che è una tecnica molto antica, nata nel 1400, che parte dalla preparazione della lava d'acciaio incisa con una punta d'acciaio, che in seguito viene immersa in acido nitrico, che corrode i solchi creati evidenzia l'immagine. In seguito viene ricoperta dell'apposito inchiostro e stampata. Che anche ho fatto